Il Family Kai è un'attività del Club Alpino Italiano che consente di condividere in famiglia i valori del sodalizio. Gli accompagnatori di escursionismo progettano escursioni e attività alla scoperta della natura, garantendo ritmi, tempi e spazi che permettano a tutti, adulti e bambini, di includere, condividere e rapportarsi con gli altri e con l'ambiente. Quello che abbiamo pensato di fare, visto che crediamo molto all'attività del family, come il CAI negli ultimi anni sta impostando sui giovani la voglia di far conoscere la montagna, abbiamo pensato bene di colmare anche il vuoto che c'era tra i 0 e i 7-8 anni fino ad arrivare all'alpinismo giovanile. Si esce insieme fino ai 7-8 anni, poi una volta che ci si ambienta un po' col modo di uscire CAI in montagna, i genitori lasciano il bambino con gli accompagnatori di alpinismo giovanile fino ai 18 anni. I ragazzi che escono dal family poi si innamorano dell'alpinismo giovanile e escono da soli. Tant'è che molte volte usciamo spesso insieme. I nostri accompagnatori partecipano alle attività del Family Kai come gli accompagnatori del Family Kai partecipano alle nostre, come anche i ragazzi spesso partecipano a entrambe le iniziative. Da piccoli non ci interessava tanto la cima quanto quello che facevamo, le attività che facevamo in montagna e nei boschi. Che fosse giocare nel ruscello, osservare fiori, animali, piante, pietre, costruire rifugi, raccogliere funghi o frutti di bosco che mangiavamo sul posto o ci facevamo le marmellate. Per me è stato naturale fare attività anche col Family Kai. Instaurare una collaborazione col Family Kai, sono una la continuazione dell'altra in osmosi tra loro. Cercando di trasmettere i nostri valori, quindi dall'ambientalismo al sapere andare in montagna, a riconoscere quello che la montagna o l'ambiente esterno ci comunica. Affronto le giornate con il Family Kai con grande entusiasmo, proprio perché, dato che mi occupo di didattica all'interno del Kai, è un ottimo modo per formare bambini in giovane età e anche le loro famiglie a una corretta frequentazione della montagna, un rispetto dell'ambiente nei valori del Club Alpino Italiano. Possiamo permetterci il lusso di organizzare delle uscite dedicate a seconda della specialità, no? Spesso si fanno uscite con gli speleologi, quindi chiamiamo tutti gli speleologi sezionali che aiutano all'uscita e quindi portano i bambini in grotta con le famiglie, o andiamo in falesia con gli alpinisti e ci aiutano a far vedere, a dimostrare e a far partecipare i bambini e le famiglie alle prime arrampicate. Chiamiamo il comitato scientifico, sia gli operatori naturalistici o operatori della TAM, la tutela ambiente montano. Perché chiaramente i bambini e le famiglie sono spugne che assorbono tutte le informazioni che poi vogliamo far passare, che sono quelle che viviamo nell'andare in montagna, quindi far capire che il posto in cui viviamo è unico, perché la terra e il mondo dove viviamo è unico, quindi è bene curarci di lui come lui si cura di noi. Grazie a questi organi scientifici riusciamo a trasmetterlo bene alle famiglie e ai bambini, che in effetti apprezzano sempre molto. Faticosa, ma alla fine la soddisfazione di quando arrivi in cima ti ripaga sempre.